È il momento di conoscere quelli che sono i dolci tipici del Natale Teramani con la nostra Rosita Di Antonio. C'è una tavola fantastica, imbandita alla perfezione, dove vediamo appunto cagionetti, vediamo anche sfogliatelle e tante altre bontà. Dunque, Rosita, da dove vogliamo partire? Qui certo la vista di tanti dolci, sono i nostri dolci, in casa noi da sempre abbiamo fatto questi dolci, ma più che altro questi dolci venivano fatti prima del Natale, perché si offrivano agli amici, ai parenti che venivano a farci gli auguri, quindi gli auguri natalizi. Quindi noi parliamo un po' dei calcionetti. I calcionetti sono fatti con un impasto particolare, perché deve venire tutto questo impasto così un po' con le bollicine, con internamente le castagne, che le castagne nostre della nostra regione, quindi castagne, mele, mandorle, cioccolato e quant'altro. Poi ci sono le sfogliatelle. Le sfogliatelle è con un impasto molto lavorato, con internamente la marmellata. Marmellata che io, d'uva, che io faccio nel periodo autunnale, quando giustamente si trova l'uva nera oppure l'uva fragola, ancora meglio. E quindi si fa questa marmellata proprio tipica per le sfogliatelle. Naturalmente questa marmellata poi al momento dell'uso vengono aggiunte le mandorle sbriciolate, tostate, e poi viene aggiunto il cioccolato a pezzettini, e la buccia di limone e cannella. La buccia di limone è importante perché dà quella freschezza. E poi è bene in questo impasto non sentire troppo il dolce, si deve sentire un po' l'amaro, l'agro della marmellata d'uva. Poi ci sono i pepatelli sono fatti col miele, quindi praticamente miele, pepe, buccia d'arancio e mandorle. Io appunto nel mio libro ho messo tutte le ricette. Quindi chiunque vuole fare, anche i bocconotti, il croccante, ci sono tutte le ricette ben spiegate, precise, quindi sia col peso, sia come va aggiustata la marmellata, come va aggiustato il ripieno dei calcionetti. Quindi le potete fare quanti ne volete, senza alcun problema, perché sono dolci nostri.